Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, come sempre, la grande. Grazie a tutte le persone che si stanno iscrivendo sul mio canale, grazie mille, un bacio grandissimo a tutti. Oggi vi voglio presentare i cioccolatini Raffaello. Come si fanno i cioccolatini Raffaello? E che so fare io qua? Vi devo dare la ricetta. Quindi iniziamo con dirvi che ci vuole farina di cocco quanto basta, 65 g di panna liquida, 300 g di cioccolato bianco, cioccolato bianco tipo Nutella per farcire internamente quanto basta, 300 g di wafer alla vaniglia. Adesso dobbiamo sbriciolare i nostri wafer. Una volta sbriciolati i wafer, l'abbiamo sbriciolati a polverina, diciamo, dobbiamo spostarci sul piano cottura per andare a sciogliere il nostro cioccolato bianco a bagnomaria. Una volta aver fatto sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria, ritorniamo sul banco lavoro. Allora, una volta ritornati sul banco lavoro, adesso in una coppettina dobbiamo inserire i nostri wafer. Poi dobbiamo prendere la nostra panna e la dobbiamo inserire nel cioccolato bianco, girare il tutto. Una volta amalgamato il tutto, dobbiamo inserirlo dentro i wafer. Allora, una volta inserito, come dicevo prima, la panna dentro il cioccolato, adesso dobbiamo mettere il tutto nei nostri wafer e dobbiamo amalgamare il tutto. Una volta aver amalgamato il tutto, dobbiamo mettere l'impasto nella carta velina e lo dobbiamo far riposare in frigo per una mezz'oretta. Dopo aver aspettato una mezz'oretta che la pasta stia in frigo, prendiamo dei pezzettini di pasta, tipo questa, la mettiamo sul palmo della mano e ci mettiamo un mezzo cucchiaino di cioccolata bianca. Una volta messa la cioccolata bianca, chiudiamo l'impasto e formiamo una pallina. La pallina poi la inseriamo nella farina di cocco. La riempiamo tutto di farina di cocco e la disponiamo su un centro da tavola. Ed ecco i nostri cioccolatini. Dopo fatti tutti i cioccolatini, finito l'impasto, li mettiamo in frigo per una mezz'oretta. Ed ecco i cioccolatini Raffaello. Buonissimi! Mi raccomando, fateli che sono buonissimi! Mi raccomando sempre con i like, mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!